La novità di questo evento è proprio Caruso a Napoli, perché la memoria di questo straordinario tenore è piuttosto sbiadita in città. Quindi portarlo al centro del Forum delle Culture è un avvenimento importante. La musica è cultura di per sé. È un problema che però bisognerebbe farlo capire fino in fondo, soprattutto alla classe intellettuale che ha dominato Napoli negli ultimi 40 anni. È arte anche la canzone classica napoletana, quella che Caruso cantava, invece viene ridotta a un fenomeno di folklore, e così non funziona. Quanto alla musica lirica, evidentemente è in declino. Probabilmente anche una della responsabilità delle scuole, che la musica non si insegna nelle scuole. Io ho sentito in Europa, in Austria, in Inghilterra, dei concerti fatti per le scuole medie dei più famosi direttori d'orchestra del mondo, con orchestre di dilettanti ad altissimo livello, qui non c'è niente del genere. È anche un po' colpa dei dirigenti dei grandi teatri, perché sono troppo attenti alle novità rispetto a quello che poi il pubblico predilige, che è sempre il repertorio classico. Si dovrebbe fare questo e quello, però secondo me una Traviata, una Boemia assicura sempre un certo concerto. Quindi non bisognerebbe negarlo per la novità in cui si vive il Settecento vestendosi in giro. Si può fare molto, e io spero che si faccia, che la musica è una straordinaria risorsa.